Anche in questa villa siamo a zero notizie, ma non importa. Gli ambienti sono molto suggestivi e allora le immagini bastano a trasferire le sensazioni che certi ambienti inducono nel pellegrino urbano. La sala biliardo, con un grande dipinto di natura mitologica, appoggiato svogliatamente alla parete di fronte per l'appunto ad un biliardo. Una scenografia azzardata? Oppure un semplice caso, ma non sarà l'unico esempio. Il salotto con i ventagli sulla parete, l'affresco mirabile sul soffitto, il divano che ricorda un sombrero. Mancano le nacchere, rimane sempre il ventaglio, atmosfera sudamericana. La forma rotonda, più idonea per una sala d'aspetto, ma che nell'ampiezza dell'ambiente può trovare il suo posto. Sotto lo sguardo della donna circondata dai cherubini nell'affresco sul soffitto. Lo spirito della dimora è tutto in questo salone, un mix che sicuramente era apprezzato da chi ci viveva, allegorie di vita vissuta. Poltrone che passione, nella penombra cupa ed inquietante del degrado. Ma qui bisogna stare attenti, perché sulla sinistra la catastrofe del pavimento crollato è ben evidente e con la sua bocca sguaiatamente aperta fa sbarrare gli occhi e suggerisce di non avvicinarsi troppo. Meglio allontanarsi in fretta. E vista dal basso è ancora più angosciante. Meglio ripiegare sulla solitudine delle sedie impilate e dei camini tristemente spenti, immersi tra poltrone e divani. È giunto il momento di andarsene, a malincuore, perché la dimora è avvincente. Ci consoliamo con un ultimo sguardo alla sala biliardo. Adesso possiamo svanire nel bosco.